Assemblea davanti ai cancelli dell'Attelis, perché qui si continuano a perdere pezzi per strada. Assolutamente sì, due giorni fa l'azienda ci ha comunicato che quelle commesse residue che avevano sostanzialmente non le hanno più, le attività di Mediaset sono state date a un'altra azienda, alcune attività di Telecom sono migrate in altre realtà, qui rimangono un minimo di attività di Fastweb e ancora il magazzino della logistica Olivetti, che a breve, da quello che si è intuito, potrebbe comunque dare disdetta e quindi perdere anche questo tipo di commessa. Quindi dai più di 200 lavoratori ormai solo poco più di una trentina, gli altri in cassa integrazione, peraltro con difficoltà. Assolutamente sì, abbiamo avuto molta difficoltà sulla concessione di cassa integrazione, già nei tempi diciamo migliori lavoravano 50-60 persone su 204, oggi sono circa 25-30 quelli che lavorano, da domani presumiamo neanche questi. Per fortuna è arrivata l'autorizzazione della cassa integrazione da parte del Ministero, almeno per dare una boccata di ossigeno alla stragrande maggioranza dei lavoratori. Come purtroppo avevamo anticipato il 27 di maggio, quando dicevamo che rispetto ai contenuti del piano industriale eravamo quantomeno scettici, purtroppo adesso i fatti ci danno ragione, nel senso che noi temevamo appunto che non ci fosse un incremento delle commesse, come di fatto si sta avvenendo. Sul piano giuridico un concordato che è stato respinto di fatto e poi l'intervento delle istituzioni che sembra che tardi ad arrivare. Sì, per quanto riguarda il concordato addirittura il magistrato aveva richiesto il fallimento a luglio perché sono state pagate due fatture senza il permesso, il consenso del giudice. Poi è intervenuto a sua volta il giudice dicendo che il pagamento di quelle fatture era dirimente per la prosecuzione dell'attività e quindi hanno chiesto di chiudere quella richiesta di concordato e di presentarne un'altra. La questione però è questa: sulla base di quale piano industriale abbiamo chiesto all'azienda? Perché se già era poco credibile quello presentato a maggio, piano industriale, ora io mi chiedo sulla base di cosa presenteranno questo piano industriale. Presso la Regione invece un incontro concordato per la prossima settimana per sensibilizzare anche le istituzioni. Assolutamente sì, anche perché per quanto attiene il contesto Telis in questo momento ci sono veramente poche speranze. Auspichiamo, come era accaduto nel mese di giugno, che intervengano le istituzioni e ci diano una mano per trovare soluzioni alternative, che sembra ci siano ma abbiamo bisogno che si concretizzino. Ma sicuramente qui si stanno ricercando soluzioni da un po' di tempo a questa parte. Il problema è vero che la situazione generale non aiuta. Questo settore è un settore particolare, i grandi gruppi come Telecom, Mediaset cominciano ad abbandonare il campo e quindi cominciano in qualche modo a non dare più continuità alle attività produttive, proprio perché poi le aziende, quando sono periodi così lunghi di difficoltà, hanno a volte degli elementi che sono certificazioni, ma che sono il DUR, che sono tutti elementi che servono per prendere il lavoro. Quindi sicuramente noi da qui a febbraio, allo scadere della cassa, dovremo trovare una soluzione che metta al riparo questi lavoratori e che provi a avvicinare qualche imprenditore che abbia in qualche modo la possibilità di magari aiutare questa azienda nell'andare ad assorbire quelle che sono attività che consentono di salvaguardare quella che è l'occupazione che vi è dentro. In questo senso le istituzioni possono giocare un ruolo, soprattutto la Regione, visto che c'è un incontro la prossima settimana. Sì, la prossima settimana, ora non si sa bene se è martedì o mercoledì, comunque noi avremo un incontro con l'assessore, col nuovo assessore della Regione del Piemonte al lavoro. Vedremo in quel tavolo se si riesce ad imbastire con le istituzioni anche locali un percorso che ci aiuti ad avvicinare qualcuno che provi a dare delle soluzioni di continuità a questa impresa.